Ragazzi, andiamo a Verona. Verona, Milan. Anto, cominci te? Assolutamente sì. Ieri sera ero con un mio amico, eravamo a casa a cena con delle persone, il mio amico, milanista sfegatato, dalla testa ai piedi. Eravamo lì, tremava. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, ho detto al mio amico Andre, non preoccuparti, stanno facendo una partita seria. Quando hanno annullato il gol di Tonali, lì per mezza scarpa, ho detto Andre, non preoccuparti. Dice Antò, però il calcio è particolare. Gol di Faraoni. Andre, non ti devi preoccupare perché hanno la partita in mano, stanno facendo una partita seria da squadra. Ieri sera Leao ha spaccato la partita, ma l'ha spaccata la partita, ha fatto quelle due o tre giocate, brrr, e ha messo la palla. Ma quello che a me sta impressionando di più, e vi dico la verità, perché un periodo non mi piaceva, poi piano piano Tonali, ragazzi. Non lo so, ripeto, non è il calciatore che a me fa impazzire, eh? Non mi fa impazzire, non è quello di grande qualità, però questo in questo momento qua, come centrocampista, sa fare tutto, fa gol, difende, attacca, è intelligente, ha personalità, perché io mi ricordo quello dell'anno scorso. Questo è arrivato il ritiro, ha iniziato a fare il ritiro, da 2 mesi a 3 mesi dal ritiro in poi, questo volava, non so cosa l'è scattato dentro. Non lo so, però in questo momento qua i due giocatori che stanno trascinando, i tre giocatori, io dico anche il portiere, Magnin sta trascinando Leao, Roma con la Lazio, boh, palo in mezzo, gol, ieri due sterzate, gol, Tonali. Questi sono i tre giocatori che ragazzi in questo momento qua e poi quello che sta andando avanti, che sta mandando avanti la barca, bellissima. Ieri, perfetto anche nelle sostituzioni, Pioli, metti dentro Florenzi, gol, Ibra lo metti agli ultimi 10 minuti con voglia, con entusiasmo e ti fa sentire. È una macchina perfetta in questo momento qua, senza escluso Ibra, grandi campioni, con un Kessié che da gennaio fa grande fatica, però Kessié io lo voglio sempre in campo. Però ragazzi, in questo momento qua, se voi mi dite la squadra che ti ha fatto godere e divertire di più, chi è stata? L'Inter. Chi però è stata la macchina perfetta? Il Milan. Bisogna fare i complimenti dall'allenatore fino al magazziniere, senza dimenticare quello che ha costruito sta macchina, che è stato Maldini, con Massara, che ieri bellissime immagini, quando sul secondo e il terzo gol che si abbracciavano. Massara io non lo conosco. A me mi dà di un bravo Cristo, Lele, io non lo conosco. È Ieri un po' al parte. contrario di quello che dicevi di alcuni elementi prima. Sai, tu parlavi, ecco il contrario. Lui non gli piace, lui vuole meritarsi il lavoro che fa tutti i giorni, da bravo professionista. Infatti, noi facciamo spesso e volentieri giustamente i complimenti a Maldini, però io penso che Massara, come conoscitore di calcio, da quello che mi hanno detto, ripeto, io non lo conosco. È il figlioccio di Sabatini, che Sabatino non è l'ultimo, è un fenomeno nello scoprire i talenti. È il lavoro eccezionale anche di Massara. E ieri vedevo che Maldini era carico, lui come timido, quando l'abbracciava era timido. E a me questa macchina perfetta che loro hanno costruito è meraviglioso. E ieri l'ha detto anche Pioli, lei poi ti lascio la parola. Sì. Il tutto è partito da Bergamo, quel 5-0, l'ha detto Pioli ieri. Ha detto questa macchina è partita da quel 5-0 a Bergamo. Da lì è partito tutto. Stiamo facendo un qualcosa di straordinario. Tutto è partito da quel Atalanta-Milan 5-0. Lele, ma guarda, sono d'accordo sull'analisi di Antonio. Il Milan comunque anche a me ha dato questa sensazione pure quando ha preso il gol, che avrebbero vinto, ma Tonali tatticamente lascia stare i due gol, ma l'ha messo un po' più avanti, Ma Tonali cioè ecco, arriva, Nick, Tonali arriva là, perché in teoria più avanti era Krunic. esatto. Ma Tonali arriva, perché i centrocampisti moderni arrivano e non si fanno vedere, però C'ha forza, arrivano quando devono, mo dico una capito? roba, Antonio. Mi sembrava in alcune volte vedere De Rossi, non lo so, mi dava queste impressioni in Oggi alcuni me l'ha chiesto anche inserimenti. Linus a Radio DJ, io dico questo, Ecco, non l'ho il sentito cervello di questa. De No, Rossi non lo trovi da tante parti. no, no, no. E soprattutto con l'interpretazione, secondo me, dove è stato un po' precursore lui, di giocare
tra i due centrali e davanti i due centrali, no? Alternare questa corsa. Tu sapete che ti interrompo, mi ricorda con caratteristiche diverse che arrivava spesso e volentieri lì, Perrotta che giocava dietro Totti, che arrivava sempre al punto giusto, non lo vedevi mai, però arrivava sempre, con fisici diversi. Però era già lì tatticamente, cioè giocava più davanti. Totti veniva fuori. No, Totti però, però Totti veniva fuori e Perrotta partiva da tre quarti. Esatto, bravissimo. Tonali è un mediano, copre più campo di Perrotta. Parte da mediano, molte volte palleggia anche all'inizio, contrasta. Ieri un'altra cosa che ha detto Pioli, che mi piace molto quando parla, è stato quando Tonali l'ho conosciuto... Gli ha detto di Pirlo. E ha detto, io invece mi sento più Gattuso. Capito? Tonali a Pioli gli ha detto, mi dicono di Pirlo, che mi paragonano a Pirlo, io mi sento più Gattuso. Per dirti come è un lavoratore Tonali. Tonali rimane un ragazzo che deve correre, chiaro, deve contrastare, chiaro. Deve inserirsi, deve coprire gli altri. È per questo che poi, secondo me, è questione di tempi e non di ruolo, Nick. Sì. Perché il Milan vinse a Verona l'anno scorso e fece una grande punizione Krunic, e poi fece un gol da Lott, ok? Krunic ha rigiocato e quando tu giochi in quel ruolo lì puoi essere il giocatore che fa da enganche, dicendolo all'Argentina, no? Il 10, ma no, Krunic non è un 10 di quel tipo di caratteristiche. O se no puoi essere anche specchietto per la Lodole. Ti apri ed entrano gli altri. Palleggi, raccordi il gioco, però dopo la corsa giusta l'ha fatta Tonali, perché l'ha fatta sia nel primo che nel secondo gol. Perché stare dietro Leao, devi capirlo Leao, perché poi quando arriva è lasciato tutti dietro, eh. Quindi dopo devi arrivare a centroporta. Se Giroud si prende il grosso dietro, se tu arrivi e non ti fai vedere, ti basta fare tap-in. E secondo me la bravura è nel pensiero di Tonali, nella maturità. Non è il conto dei gol, ma il peso dei gol, che ha un altro impatto sul campionato e non più solo sulle partite. Però secondo me possiamo dire una cosa in più del Milan, rispetto a tutte quelle che abbiamo detto. Primo, che se il Milan fa quello che deve fare, vince con merito, nessuno può dir niente. Secondo, certo, che l'unione delle componenti ha fatto sì che la macchina, pur non essendo stata costruita per esigenze di mercato, coi soldi è stata costruita con le idee e coi valori, che molte volte valgono più dei soldi. Secondo, che quelli, e secondo me la novità, e dopo ognuno può pensarla come vuole ed è bello così, la novità secondo me di questi tempi, ed è bello dirla, è questa: che quelli che 2 anni fa erano promesse adesso non sono promesse, adesso stanno dimostrando di essere giocatori di livello, ci sono diventati, dove arriveranno non lo sappiamo, però comunque se le partite le vinci una volta per il gioco, una volta per carattere, una volta per le giocate, una volta per le prodezze, una volta quando spesso ti danno battuto e tu reagisci. E allora qua non è più solo temperamento, non è più solo concentrazione. C'è da cominciare a tirare fuori, secondo me, qualche caratteristica un po' unica. Oggi abbiamo parlato di Tonali. Io di Leao, dal mio punto di vista, che è diverso il pensiero rispetto a quello d'Antonio, parlavo di Leao nel modo, non proprio così, ma molto vicino a come Bobo parlava di Vlahovic. Io parlavo così di Leao. E non so io, Leao, che parametro avrà. Però dal mio punto di vista Leao può andare nelle rotazioni di tutte le squadre. Se quelle giocate che ci sta facendo vedere, dove prende palla e decide la partita, le trovo un po' più con continuità. Però intanto è il capocannoniere del Milan e anche l'uomo che ha fatto più assist del Milan. 10-7. Poi, se io lo vado a collocare, Rafael Leao, sono d'accordo che il Milan vince più di collettivo, però io voglio valorizzare anche questi giocatori che crescono, perché sennò Kalulu, ragazzi, Kier non si è più sentita la mancanza, Kier era il giocatore sul quale appoggiava la difesa, però non si è sentito la mancanza, neanche Tomori, addirittura è calato un po' Teo Hernandez, ma il Milan continua a fare la sua partita, perché Teo Hernandez è un po' calato. Allora, se noi cominciamo a unire i puntini, diciamo temperamento, lavoro, splendido di Pioli, che l'ho sempre chiamato come uno dei migliori allenatori italiani io. La società, voglio dire, nelle rotazioni, entra Messias, paf, fa bene. Salemakers, chiamato titolare, fa bene. Non c'è Benasser, ma il centrocampo a tre che ruota, può essere vertice alto, vertice basso, ma fanno bene. Ha giocato sempre senza Ibra. Giroud non potrà mai essere Ibra, in nessuna vita. Però il suo l'ho fatto. Allora, vedi che il collettivo l'ha meglio. Però io dico,
se andiamo a parlare dei singoli, io penso a Rafael Leão e dico, ma se gioca Icardi e Kin, non è che per forza bisogna essere Messi, Neymar e Mbappé, non lo sarà mai, però nel Paris Saint-Germain hanno giocato anche Kin e Icardi. Io dico, il Manchester United è la squadra che ha fatto meno punti nella storia quest'anno, ma io vedo degli attaccanti che non sono superiori a Leão. Ma non dico che Leão vada e fa il record di gol nel Manchester United, quale, però secondo me, quale, per essere un 99... Che tu dici quale, quale mi fai nomi? Rashford, ho detto, io sai che io stimo Rashford. Non è più forte, secondo te è più forte Leão che Rashford? No, io dico che Rashford, che, dal quale mi aspetto tanto, ma c'ha sempre qualcosa che gli manca e molte volte non riesce a guadagnare la titolarità lì, io dico, secondo me Rafa Leão può essere interessante per lo United. Anto, io non ti sto dicendo che è Rooney, io non ti sto dicendo che è Rooney, perché io non dico che Leão potrà mai diventare pallone d'oro, sono scemo. Però io dico, in certe rotazioni, ti faccio un esempio, nel City hanno giocato giocatori forti, perché Agüero è stato l'attaccante della decade, 10-20 Premier League. Agüero non si rimpiazza, e infatti non l'ha rimpiazzato. Ci hanno provato, devo andare da Haaland, perché non l'ha rimpiazzato. Non è che quelli che c'hanno possono rimpiazzare, ma quelli che c'hanno, io dico, il ragazzo del 99 del Milan, Rafael Leão, perché deve essere meno di Grealish? Chiedo, perché deve essere meno, a priori, di Grealish? Sono d'accordo su questo. Sei d'accordo, Anto? Quindi io non dico... Sì, sono d'accordo. Ecco, non dico deve essere l'attaccante sul quale costruire una grandissima squadra, ma per me Leão può stare nella rosa di quelle squadre. Perché l'Atletico Madrid, una squadra che noi reputiamo forte, ma che non gioca come probabilmente dovrebbe per portare al massimo i suoi calciatori. Ma Rafael Leão per me è meglio di Cunha. Non dico che debba essere Suarez, perché Suarez non si rimpiazza. Capito quello che quando dico può stare in quella squadra? Perché le guardo. E nel Paris Saint-Germain hanno giocato anche Sarabia, cioè non ha giocato solo Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria. Facciamo un discorso. Questo voglio dire. D'accordo con te su quello tutto che hai detto. Sempre per cercare di essere equilibrati. Io non dirò mai che va a vincere il pallone d'oro, ma dico che mi piace. Siccome poi questi giorni qua anche degli amici mi mandano quello che io dico su Leão, non Leão, eccetera, io continuo a essere coerente con me stesso, non è un giocatore che a me piace da impazzire, cosa che ho discusso l'altro giorno con Fabio Capello, che mister impazzisce come te di Leão. E io non ho molto stima, sì. No, ma per farti capire, mister Fabio Capello, l'altro giorno ne parlavamo di 1000 giocatori, mi sento cosa ne pensi di Leão? Mister, non mi piace niente, assolutamente, perché rivedo in Martial, rivedo in Dembélé, fumo tanto e poco arrosto. E lui mi dice, cosa stai dicendo? È fortissimo. Di tutto e di più. Perfetto. E la pensa identico come te, Lele, di Leão. Però io, allora, se tu mi dici, come hai detto tanto tempo fa che mi hai fatto ricredere. Di De Paul. Bravissimo. Può essere Leão in una squadra più forte del mondo? Il City, il Liverpool. Come rotazione? Sì. Però se noi parliamo di giocatore assoluto, perché io mi piace parlare di un giocatore assoluto dove io lo prendo, gioca, punto. Ok, Lele, per capirci. Sancho, andate al Manchester United, Sancho io impazzisco, e di Rashford, di tutte e due, per me sono dei giocatori favolosi. Stanno avendo delle difficoltà, delle problematiche, però secondo me sono molto più forti di Leão. Sono dei titolari, per come penso io. Però se tu mi dici, può essere l'alternativa a Sterling, Leão? Sì. Ma e questo mi piace però. Questo è un parlare giusto, secondo me, Anto. Allora, io sono d'accordo, t'ho detto, la tua... Ma sai perché secondo me a volte, infatti, che tanto qua è bello perché abbiamo tempo, Kammel. La cosa bella anche di questa è che abbiamo tempo, ci possiamo ritornare, decidiamo noi. Secondo me questo è veramente un'evoluzione che si può fare. Perché? Perché tu, che hai conseguito il patentino del direttore sportivo, se fai una squadra di 23 ti dice Leonardo, vienimi a dare una mano, dobbiamo fare il prossimo Paris Saint-Germain. Tu non devi solo prendere Messi. Ma chiaro! Hai capito? Allora io dico, ma se il Paris... Kammel, sinceramente, quanta stima hai? Non credo di metterti in difficoltà, perché tu non vai mai in difficoltà. Di Kin, l'attaccante della Juve. Una stima normale.
o poca? No, niente di che. Ok, ha fatto 18 gol nel Paris Saint-Germain. Sì. Allora io dico, chiaramente non era la prima scelta, però lui ha giocato nel Paris Saint-Germain l'anno che è arrivato a giocare la finale di Champions. Allora perché io non posso pensare che in un'evoluzione, in una variante, ti dice Leonardo, mi serve un attaccante forte in Italia che se gioca a sinistra mi deve entrare mezz'ora, oppure lo devo ruotare, mi deve attaccare la profondità, mi deve giocare... Tu glielo fai il nome, è fra i tre nomi che fai, Anto, o no? No, è il primo. Ah, vedi? Stop, Lele, stop. Però siccome quando l'altra volta ne discutevamo... Ma mentre parliamo, metti quella roba là che mi è arrivata adesso. Vai, vai, Anto. Quando si... È una classifica degli Under 23 in Europa? Dei 5 campionati, nei top 5 campionati. Quando si... È 99, è giovane Leao ancora. Vai, quando, vai. Quando si discuteva... Arriva a un certo punto, allora, ripeto, con la mia coerenza, come giocatore, a me non piace, punto. Poi andiamo ad analizzare la situazione e diciamo, è un giocatore che può essere nelle rotazioni anche delle squadre più forti del mondo. Vinicius, in chi gioca, deve entrare un altro, anche a Real Madrid, a tutte le squadre. Però in quel caso là, Lele, la domanda che io ti rifaccio, se io vado a prendere Haaland, come lo interpretiamo noi? Un campione, giusto? Un super campione. Beh, cioè, certamente, quello che Torino dovrebbe fare l'attaccante per il City dei prossimi 5 anni. Perfetto. Certo. Per i prossimi 10. Sì. Parliamo, che ne so, di Mbappé. Campione. Parliamo di qualcuno più anziano, che ne so, Firmino, che si vede poco. Per me è un campione. Però, Anto, fammi capire una roba. Tu lo vedi... Se lo metti nelle rotazioni, sì. Se invece io devo andarlo a prendere per 70, 80, 100 milioni e fargli fare il titolare in queste 4-5 squadre, mai. Però mai. Guarda che oggi le 5 squadre più forti al mondo, sì, che adesso è un po' indietro il Manchester United, però il Bayern Monaco, il Real Madrid, il Manchester City, il Liverpool, cioè dopo ne hanno 3 più 2 o ambiscono ad averne 3 più 2, perché come abbiamo detto, cioè il Liverpool quando prende Luis Diaz a 60, sì, o prende Diogo Jota, cioè, però gli altri tre ce li ha già titolari, ma ne prende Diogo Jota che gioca, okay, e a volte ha messo in panchina Firmino, entra Luis Diaz e fa il titolare, cioè poi comunque tutti quanti quando arrivano in quelle 5 devono squadre dimostrare, esattamente, e nella carta, diciamo così, se tutte ne prendono 5, diciamo, togliamo i tre titolari di ogni squadra, che sono stelle, ok? Gli altri due delle 5 più forti, cioè sono 10, perché 2, metti delle 8 più forti, parliamo di chi arriva ai quarti di Champions, ok? Vuol dire 2 per 8, 16. In questi 16 giocatori Leo ci va nella ricerca, eh? Perché dopo sono... Lo vedi che crescendo può diventare anche titolare. Perché sono campioni anche questi, poi non sono... quelli che diciamo noi, i 5 e i 10 che lottano per il pallone d'oro. Per te è un campione? No, sono giocatori. Potrebbe diventare un campione lui. No, sono calciatori che possono lottare per giocare per arrivare alle semifinali di Coppa Campioni. No, lei voglio capire, per te Leao è un potenziale ancora campione. Non è un campione. È un potenziale campione. Secondo me può fare qualcosa di importante Leao. Io ho i miei grandi dubbi. Perché guarda che Anto, io mi ricordo... il calcio ci dà delle risposte, no? Come prima ci chiedevamo di Lautaro. Ragazzi, Vinicius è un 2000, ha un anno in meno di Leao è un 99. Ragazzi, Vinicius, ti ricordi Camel quando facevamo i conti dei 2000? Ma Vinicius, ma tanta gente diceva non sta nel Real Madrid. Ripeto, uno dice a me piace più Rodrigo, più Sancho, più Foden. Mille rispetti, però ragazzi, non veniva accreditato a giocare nel Real Madrid. Ma Vinicius ha fatto la differenza nel Real Madrid quest'anno. Cavolo. Rendiamocene conto. Ha fatto la differenza Vinicius. Perché è troppo facile parlare di Benzema e Modric. Non scopriamo niente. Vinicius ha fatto la differenza. Ha inventato gol e partite in coabitazione col centravanti che non esistevano. Erano partite finite, ma le ha reinventate. L'ha rifatte giocare secondo la sua modalità, Vinicius, ed è un 2000. Allora io dico, poi secondo me quando arrivi là c'è da capire se ci stai, e secondo me questa rimane una curiosità per tutti, però nella scelta dei 15 che dovrebbero andare lì ce lo mettiamo Leao, ce lo dobbiamo mettere, secondo me.